Mirta Merlino nega attriti con Cesare Bonamici, non ci sono problemi. Mirta Merlino ha smentito seccamente in diretta le voci di eventuali attriti con la sua collega. Oggi la conduttrice dell'ammiraglia Mediaset ha parlato come al solito di tantissimi argomenti, passando dalla cronaca nera al caso di Fedez. Si segnala che però proprio all'inizio della seconda parte della trasmissione ha colto la palla al balzo per fare un'importante precisazione. Di cosa si tratta? Dopo aver presentato e salutato la collega Cesare Buonamici a Pomeriggio 5 ha tenuto a smentire alcuni rumor letti da qualche parte su dei loro eventuali attriti. Ogni tanto mi dicono cose ... noi siamo amiche ... non abbiamo nessun problema. Pomeriggio 5, la conduttrice si è sfogata, sono girate troppe fake news su di me e Cesare Buonamici. Dopo aver fatto questa precisazione Mirta Merlino ha presentato anche gli altri due ospiti, tra cui un sorridente Davide Maggio. Motivo per cui la conduttrice dell'ammiraglia Mediaset ha ripreso immediatamente la parola, asserendo di credere abbia fatto assolutamente bene a smentire determinate illazioni in diretta, onde evitare che la gente si possa fare idee sbagliate. E Davide ride, però bisogna dirle ogni tanto certe cose dato che girano un sacco di fesserie. A quel punto è intervenuto il blogger in collegamento chiedendo il perché siano girate certe voci. Tuttavia la presentatrice di Canale 5 si è limitata a farsi una risata di gusto. Che queste voci di un presunto attrito con la giornalista del TG5 siano legate in qualche modo al fatto che è stato recentemente riportato che nella prossima stagione TV potrebbe essere sostituita proprio dalla Buonamici. Lorella Cuccarini ospite per la prima volta a Pomeriggio 5, la conduttrice ha rivelato un retroscena. I colpi di cena oggi nel rotocalco pomeridiano in onda su Canale 5 non sono però finiti qua. Difatti proprio sul finire della lunga diretta Mirta Merlino ha chiamato in studio la coach di Amici di Maria De Filippi, la quale ha ovviamente parlato della sua iniziativa benefica 30 ore per la vita. In questa occasione la presentatrice di Pomeriggio 5, dopo averla salutata calorosamente, ha anche colto la palla al balzo per svelare un retroscena. Di cosa si tratta? Ha rivelato che spesso e volentieri si sono incontrate ultimamente, ma mai in situazioni particolarmente idilliache. Noi ci incontriamo dal parrucchiere, e quindi nelle peggiori situazioni possibili non truccate o pettinate ... ebbene è bella sempre. Quest'ultima ha poi parlato brevemente della sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi, non facendo mistero di essersi tanto divertita in questi mesi,